Una terra lontana, fatta di ghiaccio, vento e rocce. Uno dei luoghi più belli del pianeta. Descritto come la gloria suprema delle Ande, questo è il Parco Nazionale Torres del Paine nel sud del Cile, quasi 2000 chilometri quadrati di straordinaria natura selvaggia. Cigni dal collo nero e fenicotteri cileni danno un tocco di colore a questo paesaggio incontaminato. Imponenti mandrie di guanachi, che appartengono alla famiglia dei camelidi, corrono sulle colline e stormi di condor dominano il cielo. Sono a caccia delle carcasse e delle prede della creatura più spettacolare di quest'area, un predatore timido e guardingo. Questo misterioso cacciatore ha affinato l'arte del mimetismo, tanto che nessuno prima d'ora era riuscito a filmarlo. È il leone americano di montagna, una presenza minacciosa per le sue prede, in particolare per i guanachi. Questo possente felino è venerato nella mitologia tribale per la sua astuzia e la sua capacità di agire di soppiatto. Gli indigeni lo chiamano in diversi modi, coguaro, pantera e leone di montagna, ma qui è conosciuto con il nome Inca, ovvero Puma, che significa forte e potente. Diffuso nelle montagne e nelle foreste tropicali, negli aridi deserti e nelle zone innevate, è uno dei mammiferi terrestri più adattabili del pianeta. È anche uno dei più difficili da osservare, ma la tenacia di un uomo ci ha regalato il primo documentario sul puma nel suo habitat naturale. Hugh Miles ha vissuto nella natura selvaggia con questi incredibili predatori per 2 anni, apprendendo molto sulle loro abitudini e sui loro nascondigli. Ha perfino conquistato la fiducia di uno di loro, regalandoci un ritratto unico di questo straordinario felino, di questo fantasma dal mantello dorato, di questo elusivo leone delle Ande. Sorvolando il Nord America, si vedono le montagne rocciose snodarsi fino ai Caraibi, poi, in Sud America, le Ande estendersi fino all'Antartide. Queste catene montuose sono il regno dei leoni di montagna, ma una spietata persecuzione li ha spinti fino agli angoli più remoti del continente, come il Parco Nazionale Torres del Paine, in Cile. Pochi luoghi offrono nascondigli migliori per questi feroci felini e vantano cieli così limpidi e sconfinati. Investite da tempeste provenienti dall'Oceano Pacifico, queste aspre montagne offrono libero sfogo a tutti gli elementi naturali. Questa è la Patagonia, descritta dai più grandi scrittori come un luogo inospitale ai confini del mondo. Questa terra battuta dai venti ospita diversi puma, ma è raro riuscire ad avvistarli.
E anche se gli esperti hanno dichiarato che è di fatto impossibile realizzare un filmato sulla vita del puma selvatico, Hugh Miles non si è lasciato scoraggiare. Ha già vissuto a stretto contatto con molti animali selvaggi e ha pregustato l'idea di scovare questo sfuggente felino. Filmare i puma è una vera e propria scommessa, ma io adoro questi paesaggi mozzafiato. E la possibilità di conoscere questi splendidi felini è un vero privilegio. Il guanaco è in allerta, e ha ragione. Su quella collina ci sono due puma. Riesco a malapena a distinguerli. Uno è più grande dell'altro. Forse si tratta di una madre e del suo piccolo, o di un maschio e di una femmina. Sembrano un po' irrequieti, ma proverò lo stesso ad avvicinarmi. È sempre entusiasmante avvicinarsi a un animale per la prima volta, soprattutto quando si tratta di un grande felino così carismatico. Wow, non è affatto contento. Le orecchie abbassate indicano che è spaventato. Non sarà per niente facile. Il felino resta in zona fino al calare della notte e poi svanisce. Ma Hugh è ben attrezzato per il lungo viaggio. Vivrà nella natura selvaggia per mesi e mesi, per più di 2 anni se necessario. E anche se i puma sono ritrosi, molti animali come i guanachi e le volpi sono mansueti. Più di quello che ci si aspetterebbe. Dopo appena 2 settimane ho conquistato la fiducia di questa deliziosa volpe grigia e spero con il tempo di riuscire a fare lo stesso anche con un puma. Il mio braccio destro è un vecchio amico dell'Argentina, Donaldo Macaiva. Siamo soltanto in 2, per disturbare il meno possibile. Il nostro viaggio alla ricerca dei puma inizia dove sono stati avvistati in passato. Il lago Sarmento è enorme, quasi un mare interno, le cui coste sono ricche di grotte. Ma i puma sono animali solitari, che amano i vasti territori. Probabilmente lungo queste coste ci sono pochissimi esemplari. È probabile che un felino in continuo spostamento segua la costa, perciò mi nascondo con la cinepresa nei pressi della riva, mentre Donaldo osserva da lontano per avvertirmi nel caso in cui un felino dovesse avvicinarsi. Poi non ci resta che aspettare e aspettare, ma siamo fortunati. Dopo appena 3 giorni un puma viene proprio verso di noi. Pronto, Hugh, mi senti? Sì, continua. Proprio ora ce n'è uno che costeggia il lago. Sembra abbastanza nervoso. Fra 3 minuti sarà lì. Ok, grazie, Donaldo. Sarò cauto. Sembra alquanto teso. Ovviamente si è accorto che tra i cespugli si nasconde qualcosa di strano. Accidenti, è un gattone adorabile. Una femmina, credo. 180 centimetri di grazia felina. Che fortuna, sta entrando in una grotta. Mi concentrerò su questo punto. Vediamo se si abitua alla mia presenza. 2 giorni dopo è di nuovo nella grotta. Sta uscendo. Accidenti, che gattona affamata. Ha il fuoco negli occhi. Ha uno sguardo che uccide, ma il problema è che lei stessa può farlo. Recentemente negli Stati Uniti i leoni di montagna hanno ferito a morte un paio di persone. Ma io non corro alcun pericolo finché riesco ad avvertire il suo umore. Ad ogni modo è molto più spaventata di me. Le sue orecchie parlano chiaro, le ha girate perché mi ha udito. Sì, sono certo che è una femmina. Ha il muso più piccolo del maschio che abbiamo visto prima. E la cosa incoraggiante è che non è scappata. Se resterà nei paraggi, potrà essere lei la nostra star. Capiamo subito che accetta la presenza di una persona per volta. Perciò Donaldo cerca altri puma mentre io provo a farla abituare alla mia presenza. E dopo alcune settimane funziona. Beh, quasi. Agita la coda in segno di fastidio. Mi chiedo cosa le passi per la testa. Il contatto con lo sguardo è fondamentale per un felino.
e io devo guardare da un'altra parte per allentare la tensione. Temo che dovrò aspettare in eterno con la speranza che sia nella grotta. Forse stavolta non c'è. Quei guanachi sono agitati. Ah, eccola. È vicinissima. Gira le orecchie dubbiosa. Ma è affascinante il modo in cui mi guarda. Stiamo giocando al gatto e al topo. Indovinate chi è il topo. Fortunatamente inizia a ignorare me e la mia ombra sulle rocce. È più interessata ai guanachi al pascolo. La nostra tenacia inizia a dare i suoi frutti. Dopo 3 mesi e mezzo, finalmente si fida di me. È un momento meraviglioso. Non so mai se sia il caso di dare un nome a un animale selvatico, ma questo felino è talmente speciale che lo chiamo Penny, in onore di una vecchia amica. Potersi sedere ad appena 6 metri di distanza da un puma selvatico che si fida di me è uno dei più grandi privilegi che abbia mai avuto. È primavera. Penny ha un'ampia varietà di prede a disposizione. Molti uccelli volano qui per allevare i piccoli. Queste sono oche di Magellano. Le distese più aperte brulicano di nandù con i loro piccoli. Entrambe queste specie rientrano nella dieta di Penny, costituita per lo più da lepri. Portate qui dall'Europa alla fine del XIX secolo, le lepri si sono ampiamente diffuse, diventando la preda principale dei puma. Ma la più importante fonte di cibo è costituita da questi selvaggi antenati del lama, i guanachi. La tarda primavera è il periodo delle nascite e nel giro di 2 settimane sarà il momento della stagione degli amori. I maschi devono delimitare i propri territori e prepararsi a far guerra. Pur distratti dalle loro battaglie, i guanachi stanno sempre allerta. Sebbene Penny sia prevalentemente una creatura notturna e ami crogiolarsi al sole di mezzogiorno, resta pur sempre un opportunista e non si lascia sfuggire facili prede a qualsiasi ora del giorno. Gli agguati dei puma rappresentano un serio problema per i guanachi, che preferiscono mangiare e procreare negli spazi aperti, garanzia di maggiore sicurezza. Ma la sicurezza è data anche dai numeri, per cui la maggior parte delle nascite avviene in un periodo di appena 2 settimane. Thank you.
I giovani guanachi costituiscono una preda allettante per i puma e quelli che si allontanano dal branco attirano l'attenzione di Penny. Finora è stato impossibile filmare Penny mentre caccia. Se si accorge di essere osservata da qualcuno, che si tratti di un guanaco o di me, rinuncia alla preda. Ma dopo settimane di paziente attesa, ormai si fida del sottoscritto abbastanza da continuare, pur mantenendo sempre alta la guardia. Tra Penny e la sua preda c'è un fragile equilibrio. Un'incessante gara tra l'astuzia del puma e l'attenzione del guanaco. In situazioni come questa, solitamente è l'attenzione a vincere. I guanachi si muovono a dispetto delle recinzioni e, nonostante il parco sia circondato da allevamenti di ovini, gli animali entrano ed escono a loro piacimento. E lo stesso vale per i puma. Catturare guanachi all'erta è solitamente difficile. Al contrario, catturare pecore è un gioco da ragazzi e di tanto in tanto Penny oltrepassa i recinti. Ma ciò significa doversela vedere con l'uomo. Quello degli allevamenti di ovini ai confini del parco è un grande affare e sebbene i puma siano stati ufficialmente dichiarati specie protetta in Cile, la legge è inefficace. I proprietari dei ranch assoldano cacciatori a difesa dei loro interessi, i quali, in cambio di cospicue ricompense, mettono in atto una vera e propria persecuzione ai danni dei puma. La nostra Penny viene protetta nell'area del parco, ma una volta che i segugi sono sulle sue tracce, i confini rischiano di essere ignorati. Dopo l'incontro con il cacciatore e i suoi cani, Penny scompare. Le ricerche di Hugh e Donaldo proseguono invano per giorni. È a questo punto che i due trovano un indizio preoccupante. Sulla spiaggia individuano le orme di un puma, seguite da quelle di un cavallo. Le orme conducono a una grotta, dove, per loro immenso orrore, i due trovano cartucce di fucile. In ansia per la vita di Penny, chiedono aiuto alle autorità del parco. Mi sentite? Forte e chiaro, che succede? Siamo sulle tracce di un puma scomparso, ma abbiamo trovato cartucce di fucile. Ci troviamo nei pressi del lago Sarmento. Interveniamo subito. I parchi nazionali cileni sono gestiti con grande serietà. I ranger storici come Jovito Gonzalez e Juan Torro sono i primi a preoccuparsi quando le creature di quest'area sono in pericolo. Il sangue fresco presente nella grotta indica che un felino deve essere stato ucciso e portato via per reclamare la ricompensa. Anche la perdita di un solo puma del parco è motivo di turbamento, ma nelle grotte vicine vengono rinvenute prove che attestano la morte di altri due animali. Hugh e Donaldo cercano Penny ovunque, invano. Ne segue un'indagine della polizia che non porta al ritrovamento di alcun colpevole, ma solo di prove che confermano la morte di tre felini. In Patagonia arriva l'inverno
e di Penny nessuna traccia. Se è ancora viva, sta perdendo la sua principale fonte di sostentamento, poiché la neve spinge i guanaki fuori dal suo territorio. Più di 2000 guanaki vivono nel parco e i vari gruppi familiari si uniscono per formare grandi mandrie. L'aggressività maschile cede il passo all'istinto di sopravvivenza e le mandrie migrano a ovest, verso pascoli più verdi. Anche se non abbiamo più visto Penny dopo l'incidente con il cacciatore, non abbiamo perso le speranze che sia ancora viva. Un giorno, nei pressi di una grotta, troviamo le orme di un puma e questo ci tira su il morale. Apparteranno a Penny? Siamo ansiosi di conoscere la risposta. Il nostro meraviglioso felino è ancora vivo. È fantastico poterla rivedere. Dal contatto quotidiano con Penny ho imparato che la tarda sera, la notte e la mattina sono per lei i momenti più propizi per cacciare e nutrirsi. Le lepri sono la sua preda preferita e sebbene io abbia sempre sospettato dal suo incedere nervoso che Penny fosse un esemplare giovane, è entusiasmante vedere come le sue abilità di cacciatrice migliorino con l'esperienza. Osservata da due caute volpi grigie in fase di corteggiamento, Penny gioca con la sua preda come farebbe un gattino, godendosi il suo divertimento fino a notte inoltrata. Il giorno seguente, mentre cerco Penny, scopro che la lepre non è stata la sua unica vittima. Il rapido disgelo ha esposto la carcassa di un guanaco allo sguardo dei condor. I puma coprono le loro prede con la vegetazione o con la neve per nascondere il cibo che li sfamerà per diversi giorni, ma Penny resta a fare da sentinella per impedire ai condor di rubarle il pasto. I puma tendono a mangiare soltanto di notte, mentre le volpi sono sempre pronte a sfruttare qualsiasi opportunità si presenti, come queste due, attratte dal tesoro nascosto di Penny. Non sembrano particolarmente preoccupate, ma alla minima occasione Penny farà di loro un sol boccone. Thank you.
È sempre la velocità a salvare le volpi. E Penny sembra esserne consapevole. Dopo una lunga notte di caccia, è il momento di far ritorno alla tana e di riposare. Con Penny di nuovo nella grotta e la carcassa a disposizione, i condor si avventano in gruppo sulla preda. Sovrastata dalla grandezza dei condor, la piccola volpe grigia dovrà attendere il suo turno, ma per lei rimarrà ben poco quando questi volatili avranno finito. Costretta a cedere il suo guanaco ai condor, mi chiedo se Penny si sia avventata sul gregge, perché quando la rivedo ha una ferita alla coscia sinistra, forse provocata dai cani dei cacciatori o da un proiettile che l'ha colpita di striscio. Fortunatamente non zoppica, quindi si tratta solamente di una ferita superficiale. Temo che l'essersi abituata alla mia presenza possa metterla a rischio con gli altri uomini, ma chiaramente Penny riesce a distinguerci, perché quando un amico fotografo ha cercato di avvicinarla, seppur travestito con i miei abiti, lei è scappata. Marcare quel ramo con il suo odore è uno dei modi con cui Penny delimita il suo territorio. Marca anche i cespugli e le foglie che incontra lungo il cammino, per lasciare agli altri felini un segno del suo passaggio. Seguendo Penny, abbiamo calcolato che il suo territorio si estende per oltre 150 chilometri quadrati, che probabilmente si sovrappone con quello di altre due femmine e di un maschio. Durante la stagione degli amori, non solo dovrà spingersi oltre il suo territorio alla ricerca di un maschio, ma dovrà anche procurarsi il cibo e quindi camminare molto. La sera vedo Penny fiutare nei pressi della sua tana. È estremamente interessata. Fiuta un altro puma, forse un maschio. I puma raggiungono la maturità sessuale tra i 2 e i 3 anni, e se Penny è giovane come credo, questo deve essere il suo primo incontro. I puma si accoppiano in qualsiasi mese, ma qui in Patagonia si riproducono in primavera. Dal suo comportamento si capisce che un maschio è nei paraggi. Sembra impaziente, ma al contempo esitante, proprio come una donna ha un appuntamento al buio. Ed eccolo, un maschio l'attende vicino alla tana. Penny sembra in ansia. Infatti, incredibilmente, si avvicina a me invece che a lui. Sembra assurdo che si fidi più di un uomo che di un puma. Mi sento onorato di questo. Il maschio è infastidito dalla mia presenza. Probabilmente non capisce l'atteggiamento rilassato di Penny. Lei non sembra molto colpita da lui. È un felino molto forte, facilmente riconoscibile dai segni bianchi e neri sul muso. A differenza di Penny, che ha un atteggiamento calmo, sembra improbabile che il maschio possa rilassarsi in mia presenza. Mentre se ne sta sdraiato a osservare la sua potenziale compagna, io tolgo il disturbo e torno al campo. Rivedo Penny e il suo compagno solamente una volta ancora, al chiaro di luna, nei pressi delle nostre tende.
Se si sono accoppiati, la gestazione durerà 3 mesi e lei avrà i suoi piccoli a primavera. La primavera è la stagione del risveglio e della rinascita, e il parco diventa la meta di tutti gli animali. Gli uccelli prendono d'assalto i laghi, tra loro fenicotteri cileni e gobbi rugginosi che procedono impettiti. Le volpi grigie e i loro piccoli sapranno sfruttare tanta abbondanza, e forse anche Penny con i suoi piccoli. Ma è scomparsa di nuovo. Forse è nascosta in qualche tana sulle colline. Le settimane passano e la terra si inaridisce sotto il sole estivo. Ma le stagioni si alternano e l'autunno arriva con i suoi freschi venti che soffiano dalle montagne. Di Penny però ancora nessuna traccia. Con l'arrivo dell'autunno, i guanachi si uniscono in grandi gruppi per prepararsi all'inverno, mentre Hugh continua a cercare Penny. Alla fine ritrovo Penny. Dopo tutto questo tempo, il suo atteggiamento nei miei confronti sembra essere cambiato. Il fatto che si tenga a distanza è un avvertimento o un segno di amicizia? Ad ogni modo, se ha dei piccoli, spero che mi conduca da loro. Se sono nati a primavera, avranno lasciato la loro tana già da settimane. La seguo verso una vallata costeggiata da ripidi pendii che conduce a un lago prosciugato. Questo cespuglio interrompe la mia ombra e... sì... proprio lì riesco a scorgerla in quell'acquitrino, sdraiata su un letto di canne secche. Ha un piccolo. Ah, ce ne sono altri 2 che giocano nelle vicinanze. Sono 3 in tutto, un numero normale per una cucciolata. Avranno circa 4 mesi. La mia gioia per averli trovati svanisce presto. Nel tentativo di posizionare la telecamera, Penny mi vede e si spaventa. Trema letteralmente dalla paura. I suoi istinti selvaggi hanno preso il sopravvento. Abbandona i suoi piccoli. Credo che sia comprensibile. Probabilmente mi ha preso per un cacciatore. Ovviamente ha scelto di salvare se stessa. O sta cercando di farmi allontanare dai suoi cuccioli, come è tipico dei leoni di montagna in Nord America. Qualunque sia il motivo, spero che il suo allontanamento sia temporaneo. È una situazione carica di tensione. Filmare animali selvatici, seppure con le migliori intenzioni, spesso li disturba e può addirittura mettere in pericolo le loro vite. E la loro incolumità viene prima di tutto. Ma stavolta ho davvero mandato tutto all'aria. Indietreggio a una distanza di sicurezza. E per mia somma gioia, con il calare della notte, Penny si calma e sembra accettarmi di nuovo. Poi torna dai suoi piccoli. Utilizzando un obiettivo speciale per la visione notturna, spero di poter testimoniare la felice riunificazione.
I puma vedono benissimo anche di notte, ma Penny fa ricorso anche a un forte guaito per localizzare i piccoli. Nonostante la scarsa qualità delle mie riprese, è un sollievo vedere la famiglia di nuovo riunita e al sicuro. A 4 mesi i piccoli sono già svezzati, il che significa che Penny deve lasciarli spesso per andare a caccia. E adesso che li sa al sicuro, è esattamente quello che fa. Dopo lo spavento che le ho procurato, la lascio per qualche giorno, ma alla fine la ritrovo a ovest della sua tana. Con lei ci sono soltanto 2 cuccioli. Mi chiedo dove sia finito il terzo. Io e Donaldo ci incamminiamo perlustrando le colline alla ricerca di Penny e dei suoi piccoli e dopo circa una settimana ci imbattiamo in una delle sue vecchie prede. E a poca distanza ci troviamo di fronte a una triste visione. La carcassa del terzo piccolo, già essiccata dai venti incessanti. Il cranio, riverso su un lato, deve essere stato fratturato da un altro puma, l'unico dotato di tanta forza. È un momento triste. Preghiamo affinché gli altri piccoli di Penny possano sopravvivere. Dopo la perdita, Penny e i 2 piccoli tornano nella loro vecchia tana. Lei sa che è un ottimo luogo per cacciare e senza dubbio i suoi cuccioli impareranno da lei. L'esperienza ha insegnato a Penny dove posizionarsi in attesa dei guanachi assetati. Sfortunatamente, i piccoli di Penny non hanno ancora appreso l'importanza di nascondersi. Una volta individuata, Penny non sprecherà energie per tentare di rimanere nascosta. Si sposterà alla ricerca di un'altra area. I piccoli soffriranno la fame ancora una volta, ma la loro è un'esistenza fatta di abbondanza e di stenti. Se sopravviveranno fino a raggiungere l'età adulta, affronteranno la durezza della vita più e più volte. Penny sta scoprendo quanto è difficile crescere una famiglia e, spinta dalla fame, caccia in qualsiasi condizione climatica. Come previsto, Penny non ha chance di catturare le veloci lepri. Ha bisogno di grandi quantità di cibo, ma l'impeto delle tempeste ha spinto i guanachi verso ovest e Penny è costretta a seguirli. Affamati o no, i piccoli non perdono il loro spirito mentre seguono la madre. Ora hanno 8 mesi e mi rendo conto ben presto di quanto sia utile avere zampe larghe per camminare sulla neve soffice. Loro procedono senza difficoltà, mentre io fatico a non affondare a causa della pesante attrezzatura che porto con me. Ma fremo per assistere finalmente alla cattura di un guanaco da parte di Penny. Oggi ha percorso 10 chilometri e forse ne è valsa la pena. In condizioni climatiche sfavorevoli, i guanachi si raggruppano in mandrie, non soltanto alla ricerca di calore e protezione, ma per sfruttare il foraggio più buono.
Più si è e maggiori probabilità di nutrirsi si hanno, poiché il gruppo può difendersi più efficacemente dagli attacchi dei puma. Il colore di Penny gioca a suo svantaggio nella neve, ma è incredibile quanto riesca ad avvicinarsi prima di essere vista. La strada che conduce al successo è costellata di sconfitte e quasi inevitabilmente Penny viene notata. Ma c'è anche un altro problema. Il viaggio alla ricerca di cibo l'ha condotta nel territorio di un altro felino che ci osserva dall'alto di un dirupo. Anche questo esemplare ha dei piccoli, tre e anche ben piazzati. Sono ansioso di scoprire chi sia la vicina di Penny e sebbene i piccoli si nascondano e la madre sia inizialmente timorosa, è straordinariamente ben disposta. Vivendo nel cuore del parco, forse teme l'uomo. È un superbo esemplare dalla testa massiccia e dalle larghe mascelle. Inoltre ha un naso molto scuro, il che la rende completamente diversa da Penny. Pur ammettendo la mia parzialità, non è altrettanto graziosa. È enorme, a occhi e croce peserà 70 kg, quasi quanto un maschio. Penny è estremamente cauta, sa bene che i puma difendono strenuamente il proprio territorio. Ogni famiglia cerca di evitare qualsiasi tipo di scontro, stando a debita distanza l'una dall'altra. I piccoli sembrano interessati soltanto al gioco. E anche Penny è riluttante all'idea di allontanarsi da quest'area, dove i guanachi si sono radunati in vista dell'inverno, ma è costretta ad arretrare per proteggere i suoi piccoli. Torneranno a soffrire la fame, ma la primavera è ormai alle porte. Con il disgelo aumentano le fonti di approvvigionamento. Quando l'inverno allenta la sua morsa, i guanachi migrano nell'area dove Penny vive. Ovviamente lei era in agguato, perché scopriamo un guanaco appena ucciso e accuratamente nascosto. Tornerà qui in seguito con i suoi piccoli. Al crepuscolo mi avvicino con la cinepresa alla carcassa dell'animale e con i guanachi pronti ad avvisarmi dell'eventuale sopraggiungere di Penny, mi godo la maestosità del cielo. Improvvisamente percepisco la presenza dei felini che si muovono silenziosi attraverso l'erba alta. Avverto un senso di minaccia nel loro cauto procedere, ma come con la maggior parte degli animali, il pericolo è per lo più frutto della nostra immaginazione.
Il problema è che vedo soltanto grazie a queste lenti speciali ed è terrificante sapere di essere circondato in piena notte da tre enormi felini. Ora i piccoli hanno un anno e necessitano di grandi quantità di carne, perciò Penny è a caccia di guanachi adulti. Con un'altezza di 1,80 m e un peso di 140 kg, i guanachi sono grandi il doppio di lei. Tuttavia Penny non è soltanto in grado di ucciderli, ma anche di trascinarli in nascondigli sicuri. Il rumore delle ossa frantumate deve essere il peggior incubo dei guanachi. Una volta sazi, i piccoli sono liberi di giocare, ma con l'arrivo dell'alba, Penny deve coprire la carcassa che assicurerà il cibo alla sua famiglia per altre 4 notti. Il gioco è essenziale per questi futuri predatori, in quanto rafforza i loro muscoli e affina le loro capacità. Ma nel vederli così scatenati, non si può fare a meno di pensare che si stiano semplicemente divertendo. Non saranno indipendenti prima dei 18 mesi di età, quindi se sopravvivranno, Penny avrà ancora 6 mesi di duro lavoro davanti a sé. E se lei sopravvivrà agli stenti e al bracconaggio, ricomincerà tutto da capo. Potrebbe vivere più di 8 anni, allevando almeno 4 cucciolate. Penny si allontana con i suoi piccoli, portandoli ogni giorno in un'area diversa per assicurarsi che possano conoscere i luoghi migliori per cacciare e nascondersi. La loro sopravvivenza è importante perché i puma sono una parte vitale del ciclo naturale di queste montagne. Dal sole che fa crescere le piante agli animali erbivori, tutti gli elementi devono essere in equilibrio per garantire la salvaguardia di questa terra. A loro volta, i puma dipendono strettamente dai sistemi vitali che essi stessi contribuiscono a creare. Non è soltanto per ragioni sentimentali che Penny e i suoi piccoli sono importanti. Che li si chiami puma, coguari o leoni di montagna, questi animali devono sopravvivere affinché questi luoghi selvaggi non perdano il loro spirito vitale. Ma la storia non finisce qui. Recentemente ho saputo che Penny e i suoi piccoli sono ancora vivi e sebbene io sia ancora deluso per non essere riuscito a riprenderla mentre cattura un guanaco, me ne farò una ragione. Si è tenuta molti segreti, ha mantenuto il suo mistero e la sua dignità e io porto con me tanti bei ricordi perché questo puma selvatico mi ha concesso il privilegio di condividere parte della sua vita fidandosi di me tanto da dormirmi accanto. La sua presenza sulle montagne non è un'ombra, è una luce abbagliante.